benvenuto a questa convention, una convention che come sapete è un evento in cui AICA con i suoi soci, ma anche con i suoi ospiti, si confronta e in modo particolare si confronta sui temi più attuali. Cerchiamo di essere sempre intanto ben informati. Chi ci porta il beneficio delle informazioni sono proprio le testimonianze e oggi ne potremo avere veramente tante. Dire che stiamo vivendo un momento di grandi trasformazioni da un punto di vista delle tecnologie e anche del modo di affrontare i vari approcci alla vita sociale è quasi scontato. In un ambito come il nostro, in cui cerchiamo di sapere un po' di più, a volte vogliamo sapere verso quale futuro pensiamo di arrivare, se ci sarà modo di arrivare, e quale positività possiamo trovare dentro di noi. Pochi secondi fa dicevo che sappiamo ogni volta di avere momenti di arresti nei nostri processi evolutivi, ma è anche vero che questi processi godono del fatto che possiamo contare su una popolazione, mi riferisco in questo momento con orgoglio alla popolazione italiana, che riesce a, lasciatemi dire, cadere in piedi, nel senso che abbiamo una necessità che andiamo volta per volta a evidenziare, che nessuno può fermarci. Ma nessuno può fermare soprattutto il vero grande potere che esiste dentro di noi. Non esistono poteri giudiziari, politici, economici, eccetera. Esiste un solo potere, ne sono convinto, lo dico con forza, con orgoglio, il potere della cultura. La cultura è l'unica fonte di risoluzione dei nostri problemi. E quindi in questo momento noi siamo più forti che mai. Come diceva Einstein, la crisi è un momento necessario, è un momento in cui riusciamo a fare tesoro di quello che ci serve. E noi abbiamo questa necessità. Noi abbiamo bisogno anche di momenti di crisi, non abbandoniamo. Se noi buttiamo la spugna è finita. Noi abbiamo bisogno di risorgere. E quindi non è vero che abbiamo bisogno di cambiare, come spesso si dice, necessità di cambiare. Noi abbiamo bisogno di trasformarci, di evolverci, questo sì. Noi abbiamo bisogno di portare avanti sempre il potere, lo ripeto, delle nostre anche idee. E sono idee che noi ci forniamo col nostro percorso culturale. Ma sia non ci fosse questa cultura che è praticamente dentro di noi e che è l'unica risorsa effettiva che può quindi sostenere il nostro cammino. Detto questo, la testimonianza, ecco, noi abbiamo voglia di testimoniare, ma anche voglia di testimonianze, cioè solo chi realmente opera con risultati, ma anche con momenti particolari di difficoltà, può dirci come si possono superare certe situazioni. Prima di passare la parola, ecco, io andrei a fermarmi qui con questa introduzione, ma per un motivo. Ho appena detto che abbiamo bisogno di testimonianze, non devo essere io a portarvele, perché altrimenti farei un elogio a me stesso, ad AICA e così via. Questo non deve succedere. Stiamo testimoniando innanzitutto una buona presenza nonostante lo sciopero dei mezzi, per esempio. Questo è anche tanto. Ma prima di passare la parola
a un importante saluto istituzionale che mi viene fornito con vera amicizia, devo dire, dalla professoressa Delia Campanelli, che è dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Mi tocca l'obbligo, e mi è gradito, di leggervi un messaggio ricevuto dal sottosegretario Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano è stato ed è stato, ma molto vicino all'AICA, perché abbiamo avuto come docente, come persona premiata, come dirigente di scuola premiata da AICA. Abbiamo avuto anche la possibilità, in tempi in cui lui era giovanissimo, è stato nostro esaminatore, cioè conosce la storia di AICA. E quindi è stato molto carino nel mandarmi questo messaggio che io vi vado a leggere. Gentile Presidente Mastronardi, gentili signore e signori, porgo i miei saluti a tutti e ringrazio l'AICA dell'invito che mi ha rivolto. Le finalità della vostra associazione, la diffusione della cultura digitale e la costruzione della società digitale sono questioni che riguardano il futuro del nostro Paese e sono al centro di interesse del mondo della scuola, come dimostra il Piano Nazionale della Scuola Digitale, sul quale abbiamo investito risorse, energie e speranze. Grazie alla nostra attività di promozione della qualificazione e della certificazione delle competenze digitali, dalla scuola al mondo del lavoro, molti giovani hanno potuto conseguire attraverso le CDL un primo approccio professionale al mondo del digitale. Il tema di questo convegno, il futuro delle digital skills, è una finestra aperta sul futuro, un punto di osservazione sugli sviluppi e sulle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e della formazione, con le indicazioni di quali opportunità e di quali percorsi per le imprese, per la pubblica amministrazione, possono crearsi con l'evoluzione e la crescita delle tecnologie emergenti. L'Osservatorio delle competenze digitali, che misura il grado di pervasività delle competenze digitali all'interno delle singole professioni, ha segnalato che nel 2016 l'85% della pubblica amministrazione ha bisogno delle digital skills per far fronte alla corrente digitalizzazione dei servizi ai cittadini. Lo dice una persona che i dati li conosce e se li assume con certezza. Diviene fondamentale e prioritario gestire queste grandi trasformazioni digitali ed individuare quali percorsi formativi attivare nella scuola e nelle università per lo sviluppo delle competenze digitali collocate in profili professionali al giusto livello di autonomia e responsabilità per gestire con questi strumenti applicativi adeguati strumenti per renderli più adeguati al nuovo scenario tecnologico. Spesso non uso gli occhiali da vicino. Con questo impegno auguro a tutti i partecipanti buon lavoro il sottosegretario di Stato Salvatore Giuliano. Io ringrazio per questa lettera veramente significativa. Ecco. È un momento ora veramente solenne. Perché? Perché vado a consegnare dei riconoscimenti. Il primo riconoscimento va ad una persona che qui su Milano e non solo, anche negli Stati Uniti, eccetera, Bruno Paresi, ha fatto registrare una continuità di approccio alla dedizione alla trasformazione, alle trasformazioni tecnologiche, perché è economista di provenienza, laureato in economia e commercio alla Bocconi, è stato consigliere delegato della Honeywell Information System, poi consigliere delegato della Bull Information System, quindi nell'ambito sempre dell'informatica,
poi consigliere delegato della Biticino, che è Biticino Legrand, che è un'azienda che grazie un po' a certi contributi anche da lui dati ha in quel periodo proprio della sua delega ha introdotto in modo commerciale, quindi in modo definitivo, la cosiddetta domotica, non è da poco, perché con la domotica si è aperto tutto il capitolo dell'IoT anche, e in modo naturalmente primordiale, se vogliamo, in quei tempi, ma poi ha avuto uno sviluppo notevole. E se qualcuno non comincia, ditemi voi come si può andare avanti. È stato veramente un ottimo inizio. Ultimamente è consigliere delegato, evidentemente è un mestiere che gli riesce molto bene, questo, sempre consigliere, della Bocconi, lo è da 11 anni, che fra un po', per raggiunti i limiti di età, si dice così, purtroppo, va bene, tocca a tutti, non ti piace, è così, sta dopo 11 anni, appunto, lascerà anche Bocconi. È stato presidente di Assinform ed è anche stato presidente della Fiera di Milano Technology, o Tech, forse, Tech nel 2000, negli anni invece 90 Assinform. Ecco, a lui ho il piacere di consegnare la nostra targa. Poi due parole ce le dovrai spendere. Ci tengo a mostrarla nel momento della consegna. Recita: quale attestazione di stima e apprezzamento di AICA per il rilevante contributo alla costruzione della società digitale. Ora passiamo ad un altro momento, che è quello di un'altra consegna di una targa, a un personaggio che è stato fondatore dell'AICA. Vi dico soltanto che il 4 febbraio del 1961 a Roma, presso il notaio Giuliani, si andava a istituire, appunto a, c'era l'atto costitutivo della AICA. All'epoca non c'era scritto informatica, ma era Associazione Italiana del Calcolo Automatico. I primi cinque firmatari furono Aldo Ghizzetti, che poi diventò anche primo presidente del Consiglio Direttivo, Ettore Onorato, Enzo Aparo, Paolo Ercoli, ditemi se è poco, e il qui presente Roberto Vacca. A leggere le date di nascita di questi cinque personaggi, voglio dire che Roberto Vacca in quel momento era proprio un ragazzino. Eri più giovane. Cioè, vabbè, non diciamo no. Praticamente si lascia intendere. Tengo a presentare Roberto Vacca attraverso una semplice... il terzo di copertina di uno dei suoi tanti libri, ma soprattutto uno dei più recenti, che poi lascia, conosciuto da tutti come futurologo, a lui non piace molto questa definizione, perché si considera, nonostante fosse ingegnere, un matematico soprattutto, e mi raccontava, venendo dall'albergo qui, che appunto non riesce a far girare più sui nuovi computer i suoi vecchi programmi, per cui un amico gli ha regalato un vecchio computer, perché un barcone praticamente, sul quale continua a far girare i vecchi programmi, che continua a raffinare e a migliorare nel tempo, che è una cosa straordinaria questa, perché significa che quel potenziale non si ferma mai, il potenziale della mente. Quindi è ingegnere elettrotecnico, elettronico, meccanico, sistemista,
costruisce modelli matematici e scenari socio-economici dell'avvenire. C'è chi lo chiama futurologo, ma il problema migliore è un altro per lui, quello di risolvere problemi. Scrive saggi, tra questi abbiamo Il Medioevo Prossimo Venturo, Anche tu matematico, Come imparare più cose e vivere meglio, ma anche romanzi, perché si è accorto che poi, è una sua confessione, i saggi tecnici avevano poca fortuna, allora bisognava andarli a parafrasare, allora ha cominciato a scrivere romanzi. I romanzi si leggono, ecco. E quindi Greggio è pericoloso, la morte di Megalopoli, una sorta di traditori, una satira anche, Perengana, e interviene in programmi radio e TV. Negli ultimi anni ha pubblicato saggi e romanzi su internet, soprattutto li potete vedere su www.printandread.com. Non c'è più però questo, appunto, vabbè, hanno chiuso anche questo, vabbè, peccato, perché io una volta l'avevo cliccato e avevo trovato un po' della tua storia anche. Questo qui, per esempio, il terzo di copertina di questo libro, è un libro che si chiama Kill, romanzo di fantapolitica, e racconta una situazione di un atto terroristico nei confronti di Berlusconi, in cui uno cercò di evitare appunto che il presidente Berlusconi fosse assassinato. E lui si chiede, e se non fosse successo questo? Bellissima questa, e quindi ne viene fuori tutto un romanzo. E con vero piacere che ora consegno a te non solo una targa, ma devi sapere che il Consiglio Direttivo e ieri sera l'Assemblea dei Soci di AICA ha deciso di nominarti socio onorario di AICA. Perciò... Anche in questa targa noi possiamo vedere all'ingegner Roberto Vacca, socio fondatore, firmatario il 4 febbraio 1961 dell'atto costitutivo di AICA, con gratitudine per l'esemplare contributo alla costruzione della società digitale. Insieme con questa targa mi tocca allora consegnarti anche il distintivo dell'associazione come socio onorario. Grazie ancora.